Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Apriamo con il maltempo che ha flagellato e continua a flagellare la nostra regione. Intanto partiamo da Firenze, una bomba d'acqua questa mattina, sottopassi allagati, disagi per il traffico che è andato in tilt, ma sarà tutta una settimana di maltempo. I dettagli in questo servizio di Rachele Campi. Sarà una settimana questa caratterizzata dal maltempo, lo sanno bene i fiorentini che questa mattina si sono trovati a fare i conti con sottopassi allagati e traffico rallentato a causa di una bomba d'acqua durata alcuni minuti e che ha mandato in tilt alcune aree della città. Per fare qualche esempio, a finire sott'acqua sono stati i sottopassi di via Paolo Uccello, viale Strozzi e viale 11 agosto. Circolazione a passo d'uomo per le auto nei sottopassi ferroviari di via Circondaria, via Mariti e via del Romito. I vigili del fuoco hanno soccorso un pensionato rimasto bloccato in auto in piazza Dalmazia. Un'altra persona è stata tratta in salvo dal sottopassaggio ferroviario di via Luigi Lanzi, in zona statuto. Altri interventi per cantine e abitazioni allagate e per rami pericolanti. Il sindaco Dario Nardella invita alla prudenza. Su tutta la Toscana è in vigore un avviso della Protezione Civile in codice giallo per piogge e temporali. Purtroppo abbiamo una settimana molto difficile, oggi con questo diluvio abbiamo dovuto registrare delle situazioni molto critiche e molti sottopassi e stiamo dando informazione tempestiva attraverso i nostri canali social e anche attraverso i siti internet, quindi invitiamo i cittadini, gli automobilisti a informarsi il più possibile prima di mettersi alla guida. E le previsioni del tempo purtroppo non sono positive neanche per i prossimi giorni, ma come sempre informeremo tempestivamente la cittadinanza e abbiamo già tutti i soggetti operativi per diminuire al massimo i disagi. Oggi c'è un eccesso di piovosità, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi. Speriamo che non ci siano gli stessi danni che sono stati causati nella vicina Liguria. Gli eccessi di acqua nei giorni di sabato e domenica hanno creato qualche problema nella zona del Pisano e nell'Alta Toscana, senza però particolari criticità. E facciamo il punto per il maltempo nella nostra regione. Ci sono alcune frane in Garfagnana, dove una ventina di persone sono rimaste isolate, e servizio di piena attivato sul fiume Serchio a valle di Borgo a Mozzano, siamo nella provincia di Lucca. Queste sono le maggiori criticità segnalate dalla sala operativa unificata della protezione civile regionale proprio dopo le piogge di questa giornata. A Pontremoli viene monitorata la piena del torrente Verde, violenti temporali si sono abbattuti anche su Arezzo e provincia provocando allagamenti e in un caso il distacco di una vetrata caduta dal quinto piano da un palazzo in pieno centro, fortunatamente senza colpire i passanti. Decine le chiamate dei vigili del fuoco impegnati a liberare fondi e garage invasi dall'acqua e alberi divelti per le raffiche di vento. Particolarmente colpite le zone del Casentino e del Valdarno, dove sono molte le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco. Sempre nell'area del Casentino è segnalato un forte ingrossamento dell'Arno, forti piogge anche in Val di Chiana. E a proposito di rischio idraulico, c'è stato un importante accordo oggi, ci racconta tutto Patrizio Ceccarelli, vediamo. Cinque comuni della piana pistoiese, Pistoia, Quarrata, Agliana, Montale e Serravalle hanno firmato uno specifico accordo di programma per aggiornare insieme le mappe relative al rischio idraulico. L'accordo, grazie al quale i comuni hanno ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana di 100.000 euro, che copre circa la metà della spesa complessiva, disciplina i rapporti tra gli enti coinvolti e la ripartizione delle spese da sostenere. Per la prima volta in Toscana, quindi, è stato deciso di attuare un progetto intercomunale sul tema, riconoscendo il rischio idraulico come un problema a scala di bacino e dunque non limitabile dai singoli confini amministrativi comunali. La Regione Toscana, attraverso l'assessorato di Federica Fratoni, ha proprio promosso questo coordinamento che prescinde, tra virgolette, dal confine amministrativo, mette insieme gli enti locali per una visione coordinata e coesa della tutela della risorsa idrica. A questo aggiungiamo il fatto che la Regione Toscana, insieme al cofinanziamento degli enti locali, ha garantito un finanziamento importante, 100.000 euro nel 2019, proprio per sostenere questo percorso e questa progettazione e pianificazione condivisa con i cinque comuni.
Dopo tanti anni siamo riusciti a mettere a tavolino, al solito tavolo, 5 comuni, quindi tutta la piana pistoiese, e si fa una programmazione tutti insieme. Si supera finalmente, dopo tanto tempo, perché l'acqua voi sapete che non ha i confini amministrativi, si supera questa idea del comune e si studia l'intero reticolo idraulico e le conseguenze dell'acqua sull'intero bacino nostro. E questo dovrebbe permettere di avere una fotografia molto più esatta e corretta di quali sono effettivamente i punti di rischiosità idraulica, e attraverso questa mappa nuova e più corretta riuscire finalmente ad intervenire laddove ce n'è veramente la necessità, e invece magari liberare territori che ad oggi risultano rischiosi ma che invece in realtà non lo sono affatto. E ora andiamo nella provincia di Livorno, torniamo a parlare della ragazza trovata morta dopo un rave party. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, il servizio di Giuliola Caridi, vediamo. La procura di Livorno ha aperto un fascicolo contro ignoti per morte in conseguenza di altro reato e per spaccio di stupefacenti per il decesso di Moira Piermarini, la trentenne di cui è stato trovato il cadavere ieri dentro un'auto nell'area di un'ex fabbrica nella zona di Stagno a Livorno, dove per 3 giorni si era svolto un rave party, genere di eventi non autorizzato che si tiene in luoghi suburbani abbandonati o in foreste remote con musica non stop e a cui partecipano centinaia di persone. Le indagini della squadra mobile di Livorno sulla morte di Moira hanno riscontrato che la giovane donna era arrivata a Livorno in treno con un amico alle 7 della mattina del 1 novembre. Gli investigatori ne desumono che la trentenne ha partecipato al rave fino dal primo giorno. La festa abusiva si è tenuta infatti fino alle 22 di domenica 3 novembre dentro la fabbrica abbandonata, e il cadavere è stato notato dentro l'auto da alcuni ragazzi la mattina di lunedì. Intanto la procura di Livorno ha conferito l'incarico per svolgere l'autopsia, che sarà effettuata all'Istituto di Medicina Legale di Pisa entro la settimana. E proprio oggi si è tenuto un comitato per l'ordine e la sicurezza proprio a Livorno su quanto successo in questa area dove si è tenuto il rave party. Il comitato a breve incontrerà la società immobiliare che ha la gestione dell'area per chiedere di mettere proprio in sicurezza quell'area dove è avvenuto dove si è tenuto il rave party. E andiamo a Firenze, confermata la condanna di primo grado a 1 anno di reclusione per Marco Covelli. Nel processo di appello per la morte di Claudio Pierini, l'operaio di 52 anni, morto il 21 luglio del 2011 per un incidente sul lavoro col muletto che stava manovrando nel magazzino di smistamento merci dei supermercati Unicoop a Scandicci, siamo proprio alle porte di Firenze. Covelli è stato condannato come legale rappresentante di Unicoop Firenze all'epoca dei fatti. E ora siamo a Prato, apologia del fascismo, l'ex leader di Forza Nuova a processo per la manifestazione del 23 marzo, la procura ha firmato il decreto di citazione a giudizio che salta l'udienza preliminare, ma ci racconta tutto Nadia Tarantino. Apologia del fascismo, da questa accusa dovrà difendersi l'ex leader di Forza Nuova, Massimo Nigro. La procura è convinta che la locandina pubblicata su Facebook per promuovere la manifestazione dello scorso 23 marzo a sostegno di politiche più forti contro l'immigrazione sia riconducibile all'esaltazione del fascismo, tanto più che l'iniziativa si è svolta nel giorno dei 100 anni della fondazione dei fasci italiani di combattimento e che il materiale pubblicitario, proprio per questo, riportava il numero 100 racchiuso tra 2 rami di alloro dorato. Un riferimento chiaro, sostiene l'accusa, all'evento fascista del 23 marzo 1919. Nigro, 52 anni, difeso dall'avvocato Fabio Fattorini, non passerà dall'udienza preliminare. Il sostituto Laura Canovai ha infatti firmato il decreto di citazione a giudizio che fa subito approdare il fascicolo al dibattimento. Massimo Nigro, che ha lasciato il partito a primavera dopo essere stato escluso dalla corsa a sindaco a causa di irregolarità della sua lista, deve rispondere anche del mancato rispetto delle prescrizioni della questura, che all'ultimo minuto declassò la manifestazione da corteo a presidio fisso. Un cambio di programma, dice la difesa, comunicato con così troppo poco anticipo da non aver consentito all'organizzatore di dire ai partecipanti che non avrebbero dovuto sfilare da Piazza della Stazione, luogo del concentramento, a Piazza del Mercato Nuovo, luogo dello svolgimento della manifestazione del comizio di Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova. Manifestazione, quella di Forza Nuova, contestatissima, con 140 sigle politiche, sindacali e dell'associazionismo che risposero con un raduno antifascista in Piazza delle Carceri.
E parliamo della nuova pista dell'aeroporto fiorentino di Peretola. Il patron di Corporación America, Hoernecke, ha detto: non sono soddisfatto, sono esigente come fiorentini, stiamo lavorando per la nuova pista. Intanto il presidente di Toscana Aeroporti ha detto: confido nell'ok del Consiglio di Stato. Il servizio, vediamo. No, non sono soddisfatto, sono un uomo molto esigente, come fiorentini che sono molto esigente. Fiorentino mi esige molto. Una pista più lunga, abbiamo lavorando ora per una pista più lunga, dobbiamo lavorare per un centro culturale e commerciale molto importante. Non sono ancora soddisfatto, c'è ancora molto da fare. A dirlo è Eduardo Hoernecke, uno degli uomini più importanti al mondo se si parla di trasporti aerei. Fondatore di Corporación America, gestisce 53 scali. La sua società è azionista di controllo di Toscana Aeroporti. Questa mattina all'aeroporto di Peretola a Firenze, in occasione dell'inaugurazione di una statua in onore di Raoul Wallenberg, Hoernecke si è detto non spaventato dalla burocrazia che da anni blocca la realizzazione di una nuova pista per l'aeroporto fiorentino. Siamo preparati a tutto, dice sicuro. Il progetto, sostenuto anche dal sindaco di Firenze Dario Nardella, deve essere portato a compimento per il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, che fa notare le problematiche dell'attuale pista in una giornata come quella di oggi, caratterizzata da una pioggia intensa. Oggi sono stati fenomeni meteorologici molto rilevanti, ma anche quando ci sono molto meno forti, ecco che a Firenze ci sono dei problemi, quindi problemi di rottamento. Avete potuto vedere l'intassamento al terminal partenze dovuto al fatto che ci sono stati dei ritardi o addirittura dei dirottamenti. Noi speriamo di risolvere, lo ripeto per l'ennesima volta, tutto questo con la nuova pista. Il 28 di novembre ci sarà presso il Consiglio di Stato l'ultima audizione, che poi porterà alla sentenza, che ci auguriamo possa arrivare in poco tempo, diciamo all'inizio del prossimo anno. Questo è il nostro auspicio e speriamo che sia per noi favorevole. Noi abbiamo fatto tutto quello che era nel nostro possesso in termini giuridici, naturalmente, perché ciò avvenisse. Siamo confortati dal fatto che tutte le istituzioni pubbliche, tutti i ministeri sono in appoggio, diciamo, avverso alla sentenza del TAR, e quindi confidiamo in un parere naturalmente favorevole, sapendo che abbiamo fatto studi che nessun altro aeroporto aveva fatto in passato per realizzare delle opere infrastrutturali. Parliamo ancora di infrastrutture, in questo caso di alta velocità. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha detto: dall'analisi del Ministero, nessun ostacolo al tunnel. Il servizio. A questo punto non ci sono più ostacoli sul percorso della realizzazione del sottoattraversamento. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito delle conclusioni dell'analisi costi-benefici del Ministero delle Infrastrutture sul tunnel TAV. Credo che tutti i tasselli siano al loro posto, mi auguro davvero che entro la fine dell'anno o al massimo all'inizio dell'anno prossimo riprendano i lavori nel cantiere della stazione Foster. Questo sarebbe un momento straordinario per lo sviluppo di tutto il nodo trasportistico ferroviario di Firenze e della Toscana. Nardella è intervenuto anche sullo stadio dopo che stamani è stata adottata dalla Giunta Comunale la variante semplificata per consentire la realizzazione nell'area Mercafir di un nuovo impianto per il calcio e di un nuovo centro polivalente alimentare. Andiamo avanti, il nostro obiettivo di rendere possibile la realizzazione dello stadio entro 4 anni è un obiettivo alla nostra portata. Ci tengo a sottolineare che il valore dell'area della Mercafir non può che essere stabilito sulla base delle leggi italiane, del regolamento comunale, da soggetti terzi, tecnici, quindi non è stabilito né dal sindaco né dalla giunta né tantomeno dai potenziali acquirenti. Si tratta di un bene pubblico e noi dobbiamo e vogliamo rispettare le leggi senza se e senza ma. E nasce il gruppo Italia Viva in Consiglio regionale, è stato presentato oggi da Stefano Scaramelli e Titta Meucci. Chiara Valentini. Saranno seduti qui vicino al Partito Democratico e quindi comunque nell'ala della maggioranza i due consiglieri Stefano Scaramelli e Elisabetta Meucci, che hanno costituito il gruppo di Italia Viva. Sono passati infatti nel partito di Matteo Renzi. Anche l'assessore Stefania Saccardi è passata a Italia Viva, ma secondo statuto soltanto il governatore mantiene il ruolo di consigliere, quindi entra nei gruppi, non l'assessore. Quindi il gruppo di Italia Viva sarà composto soltanto
fatto dai due consiglieri. Potremmo dire oggi che il PD è alleato di Italia Viva o Italia Viva è alleato del PD, è indifferente fondamentalmente, sono due grandi forze importanti radicate nei territori che saranno il motore del centrosinistra e mi auguro che questo aiuti anche altri partiti a strutturarsi, ad essere forze di governo, perché noi il campo del centrosinistra deve essere plurale e ampio, solamente in queste condizioni ha la forza anche politica per supportare il governo e contrastare la destra. Ovviamente negli ultimi sei mesi di legislatura bisogna portare a compimento un lavoro in cui io ho creduto. Sì. Scaramelli, il fatto che anche l'assessore Saccardi sia entrata in Italia Viva pone, dice dal PD, un problema politico, cioè il fatto che la sanità toscana, lei è presidente di commissione, sia tutta in mano adesso a Italia Viva. Una visione un po' vecchia di tutta in mano, questione di potere, questione di servizio, sanità è servizio ai cittadini, è opportunità alle persone che soffrono e che stanno male. Io credo che la sanità venga e debba essere valutata, le persone che si impegnano in sanità rispetto ai risultati che hanno raggiunto in questo periodo. Non si sbilanciano i due consiglieri su quale candidato alla presidenza della regione sosterranno, del resto ancora non è chiaro quale sarà il candidato del PD. Certo è che Matteo Renzi, prima di lasciare il Partito Democratico per Italia Viva, aveva dato il suo endorsement a Eugenio. E per Leonardo Marras non ci saranno altre uscite dal PD. I due consiglieri di Italia Viva hanno detto comincia di fatto la coalizione di governo, è così? Beh, inevitabilmente è così, le scelte individuali che hanno dato vita a un nuovo gruppo in maggioranza fanno sì che anche noi dovremo attrezzarci di conseguenza, siamo pronti perché non ci sono problemi nemmeno di confronto con loro, Italia Viva non è un avversario ma è un alleato. Lei è stato quello che per primo ha sollevato il problema di una sanità ormai interamente ai vertici di Italia Viva, chiederete le dimissioni di Scaramelli a Presidente della Commissione Sanità? Ma io non sono solito chiedere dimissioni a nessuno, rilevo il fatto che la sanità, che è la politica più rilevante in Toscana, nella regione, non possa essere gestita come se nulla fosse. Le responsabilità politiche sono in mano ad un gruppo politico che è il più piccolo rispetto a quello prevalente che è il gruppo del Partito Democratico ed è quindi necessario che il Partito Democratico affermi il fatto che non può essere a traino di nessun altro, troveremo le forme. Ci potrebbero essere altri consiglieri che passeranno presto a Italia Viva? Ma è un'evocazione questa della scissione a rate che non mi piace. Chi ha già scelto e lo ha fatto dichiarandolo di rimanere nel PD o chi ha scelto di andarsene lo ha fatto e per le scelte che ciascuno ha fatto deve essere rispettato. Posso dire con ragionevole certezza che il gruppo del PD è quello che oggi è composto da 22 consiglieri e così arriverà alla fine della legislatura. E ora torniamo a Pistoia. Ricorderete la statua danneggiata di Marino Marini, è stato affidato il restauro. Vediamo. A pochi giorni dal grave episodio che ha causato un danno di ingente entità ad una delle prime opere firmate da Marino Marini, il gesso dal titolo Testa femminile datato 1920 circa, la Fondazione Marino Marini di Pistoia si è attivata per progettare e finanziare il risanamento complessivo dell'opera. La direttrice del museo, Maria Teresa Tosi, ha incaricato un'equipe di professionisti fiorentini specializzati nel restauro di opere pittoriche e scultoree. L'intervento, che avrà un costo di circa 1000 euro, sarà eseguito dai restauratori dello Studio 4 e si concentrerà in particolare sulle parti sporgenti del volto femminile in corrispondenza del naso, quelle che risultano maggiormente graffiate e rovinate. Sono già venuti restauratori che hanno fatto hanno guardato il gesso, hanno fatto una visione sul posto. Ci hanno detto che prenderanno del talco per ripristinare tutto l'interno della testa e poi con del nuovo gesso cercheranno di riempire i buchi. Purtroppo ritengo che l'operazione venga fatta qui in sede, perché spostare una cosa così non è molto facile, anche perché è piuttosto fragile nell'interno, perché non è piena ma è vuota. Ora noi abbiamo fatto denuncia e vediamo un pochino quello che faranno, perché insomma è un atto questo, se si pensa che è patrimonio di tutti. La signora è salita su questo piano
come lavagna, con il rischio anche che si potesse spaccare. La testa era appoggiata al muro, l'ha tirata giù trascinandola, come si vede da tutti i resti di gesso, e con un pezzetto di plastica con la quale erano fissate la testa in terra perché non scivolasse, ha cominciato a graffiare tutta la faccia. Ed è stato un diplomatico e filantropo svedese e negli anni della Seconda Guerra Mondiale salvò decine di migliaia di ebrei. Stiamo parlando di Wallenberg ed è stata inaugurata oggi al termine dell'aeroporto di Firenze una statua in suo onore. Vediamo. Inaugurata la statua in onore di Raoul Wallenberg, donata dall'omonima fondazione all'aeroporto di Firenze. Il diplomatico e filantropo svedese inviato a Budapest in missione diplomatica si contraddistinse negli anni del nazismo per la consegna a migliaia di ebrei dei certificati con bandiera svedese che consentirono loro di sfuggire alla deportazione nei campi di concentramento. Wallenberg si distinse inoltre per il contributo alla realizzazione di zone sicure, capaci di ospitare circa 33.000 persone e per il salvataggio di circa 100.000 persone sventando l'esplosione di due ghetti. Un esempio di umanità ricordato dal presidente della fondazione Wallenberg, Eduardo Evnekian, dal sindaco di Firenze Dario Nardella, dal presidente del consiglio della regione Toscana Eugenio Giani, presenti il prefetto di Firenze Laura Lega e il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai. La testa di bronzo di Wallenberg è stata appoggiata su una pietra grigia sorretta da una base in bronzo, entrambi progettati dall'architetto David Perry. La pietra grigia che inframezza la testa e la base in bronzo della statua rappresenta la tragedia dell'Olocausto che ha attraversato l'intera vita del diplomatico svedese. E spettacolare trasporto notturno della restaurata porta sud del Battistero dall'opificio delle pietre dure al Museo Opera del Duomo. Vediamo. Un viaggio spettacolare che si è concluso alle 1 della notte scorsa. È il trasferimento della monumentale porta sud del Battistero di Firenze dall'Opificio delle Pietre Dure al Museo dell'Opera del Duomo. Il capolavoro di Andrea Pisano ha raggiunto la sua meta finale, dove sarà visibile per la prima volta dopo il restauro dal prossimo 9 dicembre. Un'operazione complessa eseguita dal personale dell'Opera di Santa Maria del Fiore con l'ausilio della ditta Arteria. Il trasporto è iniziato ieri sera alle 23, quando la prima anta della porta sud ha lasciato l'opificio e lentamente, accompagnato da curiosi addetti ai lavori, ha percorso via Alfani fino a Piazza Duomo. Alle 11.45, finito il trasporto della prima anta, il camion con la gru e la squadra di tecnici è ripartito alla volta dell'opificio per prelevare la seconda anta e percorso lo stesso tragitto. Domani inizieranno le complesse operazioni per collocare la porta sud nella Sala del Paradiso, in una teca progettata appositamente. Si tratta della più antica delle tre porte del Battistero di Firenze. Realizzata tra il 1330 e il 1336, è un gigante in bronzo e oro di circa 8 tonnellate di peso per 4 metri, 94 cm di altezza e 2,95 di larghezza. L'intervento di restauro è stato possibile grazie all'Opera di Santa Maria del Fiore, che ne ha interamente finanziato il restauro, lo smontaggio, il trasporto e la collocazione nel museo. E ritorniamo a Pistoia, storie di luce, imparare giocando. Vediamo di che cosa si tratta. Si chiamano Storie di Luce, sono laboratori ideati dai servizi educativi del Comune di Pistoia per i bambini dai 3 ai 5 anni. I laboratori si collocano nell'ambito della mostra Play Well della Wellcome Collection di Londra, che fino a marzo ospita la sezione Pistoia, i bambini e il gioco, con un video che racconta attraverso le immagini l'esperienza dei servizi educativi del Comune di Pistoia. È un nuovo progetto dei servizi educativi e una nuova offerta formativa. Storie di luce sono collegate a un'altra importantissima novità di quest'anno, che è stata quella di una collaborazione con il Wellcome Collection Museum di Londra, dove siamo andati a inaugurare una mostra in collaborazione appunto con la città di Londra. Devo dire che è stata un'esperienza molto bella. Pistoia si è trasferita all'interno di questa mostra che si chiama Play Well. Ci sono più di 800 visite al giorno, quindi devo dire che anche per Pistoia è una gran bella opportunità per farsi conoscere. Questo è un percorso dei bambini della scuola Melograno, bambini di 5 anni. Abbiamo pensato a questo percorso proprio perché è una scuola che è dentro alla città.
Quindi è un mese che i bambini sono entrati dentro alle vie, al centro storico e hanno così cercato di visualizzare i cinema che sono oggi e sono appunto il Cinema Roma e il Cinema Lux e poi anche gli abbiamo appunto fatto conoscere alcune situazioni di attraverso le foto, attraverso appunto delle immagini anche storiche, i cinema dismessi. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti, vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport, arrivederci.